Oggi Pollini nasce in ambito motorsport, quindi noi abbiamo preso il know-how di 50 anni di esperienza in Formula 1 e l'abbiamo portato in aerospace, andando a proporre materiali nuovi, tecniche innovative per la produzione, e questo si traduce in un notevole risparmio energetico. Poggi Pollini è un'azienda specializzata in ambito meccanico, nella lavorazione di parti ad un alto valore aggiunto. Noi da sempre studiamo e proponiamo soluzioni che abbiano le stesse caratteristiche meccaniche di quelle che ha il nostro cliente, ma con un notevole risparmio in ordine di peso. Questo comporta un decremento dei consumi. Aviomec comporta il primo step per portare il nostro know-how innovativo anche in ambito internazionale. Ampliamo quella che è la struttura e i servizi che offriamo ai clienti. Un'altra cosa che Poggi Pollini ha è lo Speed Up Lab, che in pratica è un bacino per far crescere delle start-up. Questo anche in ottica su tre macro cluster che sono aerospace e difesa, cyber security, automotive e motorsport. Poggi Pollini offre questi spazi e le possibilità per queste startup di sviluppare i propri prodotti ed uscire sul mercato. Poi nel caso in cui siano prodotti validi, Poggi Pollini si occuperà anche della parte di proposte ai clienti, visto che ci sono nel nostro portafoglio i nomi più blasonati a livello mondiale, sia in ambito aerospace che in ambito automotive e motorsport. Continental è uno sviluppo di motori elettrici, Roboze per la parte di stampa 3D e Inobat per le batterie. Sono i tre grossi gruppi che stiamo sviluppando per portare una nuova generazione di motori elettrici più potenti, quindi con Continental, uniti a pacchi batterie, quindi Inobat, che utilizzano soluzioni tecnologiche completamente diverse e innovative, e Roboze per la stampa 3D, dove andremo a fare parti in stampa 3D di materiale molto leggero e con le stesse caratteristiche meccaniche delle parti strutturali oggi utilizzate, quindi standard.